Nel calcio non si può mai dire. E così succede che a partita strachiusa, sul risultato di 3-0 per il Tropical coreano al 40° del secondo tempo, accade l'impensabile. Un blackout fatale dei ragazzi di Mr. Fabbri, infatti, consente agli ospiti del Pietracuta di pareggiare in appena 5 minuti una partita dall'esito già scritto. Finisce 3-3. Eppure il primo tempo è tutto di marca locale e al terzo minuto i bianchi si rendono già pericolosi con Fabbri, che dalla destra crossa in mezzo, ma nessun compagno è pronto a spingere in rete. Al decimo la punizione di Mantovani sbatte sulla barriera. I tifosi coreanesi devono aspettare 11 minuti prima di gioire la prima volta. L'azione la innesca Mantovani con un cross dalla sinistra che pesca la testa di Matteo Vitaioli. La sfera sbatte sulla traversa, ma il capitano, Mattia Costantini, con un'altra incornata è pronto per il tap-in vincente. Tropical coreano 1, Pietracuta 0. Passano 10 minuti e il coreano ha un'altra bella occasione con una triangolazione tra Costantini, Magnani e Golinucci. Ma la difesa ospite riesce a salvarsi in angolo. Ma è proprio quell'angolo, al 23° ad essere fatale al Pietracuta. Batte Pasolini, che pesca l'incornata di Luca Cenci, che trafigge Manzaroli. Tropical coreano 2, Pietracuta 0. Al 46° punizione per il Pietracuta. Batte Leardini, che calcia la sfera direttamente tra le braccia di Brancato. Le due squadre vanno a riposo sul risultato di Tropical coreano 2, Pietracuta 0. La prima parte della ripresa non è particolarmente emozionante. Al terzo minuto, punizione per gli ospiti. Batte ancora Leardini, la sfera intercettata da Bocchini che spara alto. Al sesto, tiro di Matteo Vitaioli. Manzaroli para, ma non trattiene, ma nessuna maglia bianca è pronta per la ribattuta. Al 20° Manzaroli è ancora chiamato in causa dal destro da fuori area di Matteo Vitaioli. Alla mezz'ora il coreano cala il trisse. Punizione dalla metà campo battuta da Farabegoli. Vitaioli tocca per Costantini che crossa per Andrea Magnani che insacca. Tropical coreano 3, Pietracuta 0. Al 37° tira Fabbri, servito da Acquarelli, ma debolmente e senza creare grattacapi a Manzaroli. Dopo questa azione, evidentemente i ragazzi di Mr. Fabbri vanno a farsi la doccia anzitempo. Il coreano infatti scompare. E al 40° Martini ruba un pallone al limite dell'area e serve Tazbayev, che con un potente destro batte Brancato e accorcia le distanze. Tropical coreano 3, Pietracuta 1. Passano 2 minuti e il Pietracuta raddoppia. Punizione di Luca Grossi e Capitan Fratti spinge in rete. Tropical coreano 3, Pietracuta 2. Il Pietracuta ci crede, mentre il coreano si innervosisce e in pieno recupero, al 47° da calcio d'angolo Valentini, nel giorno del suo compleanno, fa se stesso e ai suoi compagni un bel regalo, siglando il 3-3 finale. Mr. Fabbri, 40° del secondo tempo, il coreano vince 3-0, la partita finisce 3-3. Che cosa è successo negli ultimi 5 minuti in campo? È successo il blackout, quello che non deve mai succedere a una squadra di calcio. Ci siamo fermati e il Pietracuta ci ha creduto. Dopo il primo gol ci siamo abbassati, ci ha preso forse la paura di vincere. E questo è quello che una squadra non deve mai fare. E dopo è successo quello che è successo. Abbiamo preso altri 2 gol su azioni un po' incredibili, falli non fischiati. Vabbè, ma lasciamo stare, nella concitazione del fine partita è successo quello che non dovrebbe mai succedere. Vai a pareggiare una partita che ha dell'incredibile. È andata così. Effettivamente il risultato finale è stato veramente incredibile, si è sentita molto, secondo me, vedendola da fuori, la mancanza di 2 giocatori come Golinucci e Pasolini che aiutano molto la squadra a salire. Sì, ma Pasolini aveva preso il giallo e stava rischiando di prendere un altro, poi è venuto da una settimana un po' particolare dove si era fatto male, sul 3-0, 5 minuti alla fine, sono entrati altri ragazzi, stessa cosa per Matteo Vitaioli anche, che è uscito perché aveva appena preso il giallo, non volevo rischiare di perdere un giocatore per espulsione, la partita si era un po' innervosita, però non è stato quello, è stato proprio che tutta la squadra ha avuto un blackout, pensava di averla vinta, invece nel calcio non c'è niente, non hai mai vinto niente fino a che non fischia l'arbitro, quindi
questo è l'amarezza di quello che è successo. Ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo a lavorare per la prossima partita.